Ciao Thomas! Ciao Massimo! Allora, siamo qui a Milano, Fabric, una data che inizierà fra poco, che è già sold out da settimane. Tra l'altro, io ti ho già visto dal vivo la data di Crema. Questo è il tuo primo tour. Io onestamente ti dico la verità, non ci credo, secondo me tu a 10 anni ti esibivi già a Singapore con un altro nome d'arte, perché è una presenza scenica che è pazzesca. Quindi quello che volevo dirti, dopo il feedback appunto di Crema e quello dell'Atlantico di Roma, com'è il feedback che hai avuto dal pubblico? Cosa hai ricevuto? Com'è la dimensione live che non avevi mai provato? No, la dimensione live è veramente una veramente magica comunque. È bellissimo il fatto che io, quello che sono riuscito a sentire, percepire da parte del pubblico, che sia riuscito a regalare loro delle emozioni forti, ecco. E questa cosa veramente mi ha dato tanta gioia. Loro me ne danno altrettanto ogni giorno ed è bello che ci sia questo scambio reciproco di motivazione. Esatto. E già voglio tornare in tour in pratica. Ascolta, ma la scaletta vado a memoria. Ci sono due cover, 10 brani del nuovo disco Thomas e 5 del primo EP, Oggi Più Che Mai. Esattamente. Ok. C'è una canzone che rispetto alla versione incisa dal vivo ti ha emozionato, ti ha stupito, ti ha esaltato di più? Ma dal vivo ce ne sono varie in realtà. Ho cercato comunque nel live di amplificare un po' come vivo il pezzo internamente, per cui senz'altro ho cercato di essere molto presente comunque nella realizzazione dei miei concerti e curare ogni cosa che è stato fantastico, soprattutto collaborare con professionisti insomma. Certo. E sì, comunque vari brani, ho cercato appunto di amplificare un po' il mio modo di vivere, sicuramente qualche brano si sente anche, esattamente, che sarà un po' diverso rispetto come si sente il CD. Tanto io ti dico, parere mio, se alla finestra ha guadagnato moltissimo, molto bello, ragazzi, dal vivo. Ma invece il pubblico, cioè il feedback che hai avuto dalle fan, qual è quella che sta piacendo di più nella versione live? Ci sono stati vari momenti, anche le cover sono felici che siano piaciute. Allora, ci sono due iniziali, poi ne faccio due acustiche, okay, e un'altra al pianoforte. Okay. Cioè, non ho visto perché non ero a crema non le hai fatte queste per questi. Ah, sto vedendo. Erano Let Me Love You di Mario Pascal. Ogni tanto mi addormento, certo, l'età, tranquillo. Stasera spero che starò sveglio, ti gusterai. Spero che darò il massimo. E comunque, sì, le cover sono piaciute. Ci sono i pezzi più ritmati, magari Sheila è stato molto adrenalin, dico, ho cercato un po' una sorta di cattiveria e provocazione in quel pezzo, sì, da trasmettere. Sono felice che sia piaciuto sia quel lato più ritmato, focoso, ma anche il lato più dolce appunto delle balle. Magari una persona come te ha un modo di andare al piano. Cercato proprio di creare dei momenti e di limitarmi ai pezzi, ecco, proprio. Ok. Volevo proprio creare dei momenti dei da regalare. Dei tasselli del concerto che si incassa. Dei colori da regalare. Ma ascolta, sulle cover non poteva mancare un brano del re del pop indiscusso, che è il tuo punto di riferimento, Michael Jackson. Il brano è, dillo tu, che la mia pronuncia è pessima, che è Human Nature, e hai scelto una canzone secondo me strana, nel senso che appartiene al disco Thriller, che disco più venduto della storia, però è una canzone che dal 93 Michael Jackson non ha mai più eseguito live e che parla nel testo di un ragazzo che si interroga perché la società lo guarda tra virgolette in modo strano anche in un semplice gesto come appoggiare magari la mano sulla spalla di una sconosciuta. E sono curioso, perché hai scelto questa canzone? Cioè, ti piace solo musicalmente o ti rivedi proprio anche nel testo della canzone? In realtà è un pezzo che mi ha sempre trasmesso tanto, la prima volta che l'ho visto live. La magia di Michael mi ha affascinato un po' in tutti i brani, ma quel pezzo ha sempre avuto questo stesso sound un po' particolare. Poi appunto ciò di cui parla non si può riscontrare, ecco, talvolta la gente tende un po' ad amplificare o
talvolta possono esserci delle incomprensioni anche. Certo. E anche nelle cose appunto più semplici e più pure. Assolutamente. Quindi sì, ho scelto questo pezzo, un pezzo che mi ha sempre emozionato tanto. Sia a livello scenico che a livello sonoro. Ok, tra l'altro hai detto a livello scenico, io ho parlato un po' con tutti quelli che ci sono della tua crew dietro il concerto, musicisti, ballerini, ho parlato un po' con tutti e tutti concordano che sei una macchina da guerra, non solo sul palco, ma anche nel guardare i dettagli dello show, cioè tu chiedi, ti informi per capire quella cosa come funziona, poi quando puoi, con i tuoi soliti modi educati, salve, sì, scusa, esatto. Eccetera, eccetera. Abbiamo contato 32 grazie mille, sono hai visto, grazie mille, vedi? Io conti salve, loro grazie mille, però è vero, con la tua educazione hai anche messo voce quando potevi, certo. Modificando nel tuo modo lo spettacolo. Quello che mi chiedo io, che è una cosa che in Italia non è che si usa molto, quanto conta per te l'aspetto visivo? Beh, importante per me, sì. Ispirandomi comunque appunto a Michael, che lo vedo un po' come padre della mia artistica mia e di tanti altri artisti. E, senz'altro è importante per me che corpo e musica ci esprimano nel viso. Quindi questa cosa può essere amplificata e pure allungata appunto tramite anche appunto sfruttando i ballerini, magari certo. I fetiscenici, diciamo, creando un'estensione di te, tutto lo spettacolo. Ho cercato di curare appunto anche le luci, le dinamiche, a seconda di quello che la musica mi faceva sentire. Solitamente è quello che mi succede quando ballo. Trasmetto con il corpo le percezioni che mi dà la musica. Questa cosa si nota anche guardandoti al visto, perché tra una pausa e l'altra inizi a girare, fai movimenti, non riesci a stare fermo. Allora, per concludere, stasera ci sarà questo grande concerto sold out, poi il 14 novembre riparti con il Store Tour, spero poi che tornerai live quanto prima. Spero anch'io. Quindi diamo l'appuntamento al 14 ottobre che parte il Store Tour, trovano le date sul tuo Facebook, sui tuoi social, sei ottobre-novembre, scusa. Io sono dislocato, adesso sono già a Natale in questo momento, ma poi torno indietro. Invece sono già sul palco per cui. Ok, allora ti faccio andare, ti saluto, salve, è stato un piacere anche di stare. Che per me è stato un piacere. Ciao Thomas.